Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Fallout 4. Siamo arrivati a Sanctuary e i nostri, diciamo, sopravvissuti sono arrivati qui, si sono stabiliti, come ci aveva detto Preston Garvey. E già che c'ero off camera senza registrare, ho sistemato un po' il posto, ho chiuso i vari buchi che c'erano nelle finestre, ho messo qui una mezza specie di muro di legno a difesa con una porta. Poi praticamente dentro ho messo vari letti per far dormire la gente, così la gente può dormire qui senza nessun problema. E l'ultima cosa che mi manca, dato che ho messo anche le difese qui sopra, ho messo addirittura una torretta anche per il reclutamento e due torrette difensive qui praticamente con mitragliatrici. L'ultima cosa che manca è il cibo, quindi dobbiamo andare avanti con le quest, facendo la prossima quest che dobbiamo fare per la storia, per la questline dei Minutemen. Dovremo trovare delle piante da seminare in modo che così avranno ancora più cibo da mangiare, dato che comunque si è messa anche la torretta per il reclutamento lì sopra, quindi gli abitanti adesso aumenteranno sempre di più per cui dobbiamo sbrigarci a trovare del cibo, altrimenti non saranno molto felici con noi, perché appunto li faremo morire di fame. Allora, incamminiamoci verso la quest, sperando di non prendere troppe radiazioni qui. Oppla, un peso 10 tanto per gradire. C'è un cane qui, vero? Sì. Carino. Oh. Puoi morire, per favore. Vabbè. Per qualche motivo ho sbagliato mira come se non ci fosse un domani. Se mi ricordo, da queste parti c'era uno scheletro. Eccoci qui, per qualche motivo il programma con cui stavo registrando Shadowplay della Nvidia si è impallato e ho registrato tipo 5-6 minuti di gameplay così a caso senza che registrasse, non ci avevo nemmeno fatto caso. Comunque sono entrato in questo covo dei banditi sulla strada che ho trovato andando verso la missione, li ho fatti secchi, ho recuperato anche una mitragliatrice a canne rotanti, che così ne abbiamo due, non le userò neanche, ma a dettagli, così abbiamo un po' più di munizioni almeno, se la vorremmo usare prima o poi per uccidere roba grossa. E mi dispiace insomma che si sia interrotto, e non è la prima volta che me lo fa, ogni tanto mi fa così Shadowplay, però io in genere per usare utilizzo Open Broadcaster, ma per qualche motivo non riesco a registrare Fallout 4, per cui sono stato costretto ad utilizzare Shadowplay, perché Open Broadcaster non funzionava con questo gioco, non lo riconosceva neanche, per cui mi dispiace se ogni tanto nei video magari c'è qualche pezzettino che manca, ma non è colpa mia. Spero di accorgermene, perché in realtà me lo dice nell'icona in alto sullo schermo che voi non vedete, c'è un'icona che se il programma crasha me lo dice, tipo mi fa un segnetto rosso e mi dice che non sta più registrando e a quel punto dovrei stoppare. Il problema è che mentre uno gioca, magari non ci fa caso, quindi abbiate pazienza. Spero non succeda spesso, perché altrimenti è un casino. Comunque, continuiamo. Dammi qui, grazie mille. Cos'è quello? No, è la tavoletta del water e basta, ok. Un po' una rottura di palle pesante, però, questa cosa del dover usare per forza Shadowplay, perché non mi fa impazzire questo programma. Un terminale da qualche parte. Ok, dovrete aver trovato la chiave però, perché ho ucciso il capo di questo posto, la tipa con la minigun. Oh, aspetta, qui c'è un nucleo di fusione che prenderei molto molto volentieri. Fatemi impostare il timer. Ok, così almeno so quanto devo registrare. Con la pasta, ok, scrivania. Non so, la tizia che ho ucciso qua dovrebbe avere la chiave. O qualcuno di questi simpatici tizi. Hack si chiama. Deve essere vedone. Si chiamava, vabbè. Per qualche motivo non l'ho trovata la chiave. C'è detto là, cioè, occhiali completo da strada. Deve averlo per forza qualcuno che ho ucciso. O forse sta qui dentro. Qui ci sono scarafaggi da uccidere, vabbè, a caso.
Oddio. C'è un altro qui. Ok. Thank you very much. Abbiamo della roba per curarci qui. Che stia qui sotto la chiave. Sì, appunto, sta lì, ok. Addio. Da notare il mio nuovo equipaggiamento. Con l'armatura di cuoio e questa armatura qui. Non mi dispiace, ho messo anche il cappello da cowboy, tipo. Si chiama cappello militare. E come vedete la parte del torso, diciamo, del personaggio è all'armatura più nera, scura. E vuol dire che è armatura, diciamo, specifica per lo stealth. Il problema però è che non avevo abbastanza materiali per farla diventare tutta stealth, quindi spero che prossimamente io li abbia, così riuscirò a andare in giro senza farmi notare molto più facilmente. Tra l'altro qui c'è roba da raccogliere, davanti ai barili tossici proprio, giusto per farmi prendere qualche radiazione, così in allegria. Qui c'è una cassa di legno bloccata. Dai. Ok. Ottimo. Ora sono impanicato, tipo ogni 5 minuti guardo se sto registrando o no, perché è un po' una rottura di scatole pesante, direi. Okay, qui dentro ci sono già andato a vedere. Sì, ok, possiamo andare ad aprire quella porta che non riusciamo ad aprire. Questa mi ero dimenticato di lottarla. Abbiamo corretto la cosa. Qui. Fermati tu, fermati. Qua c'è un altro cappello, un orsacchiotto. Vabbè, raccogliamo tutto, tanto chi se ne frega. Sono tutti materiali da usare. Allora, non so se vi ho fatto vedere quando ho trasformato l'arma che ho adesso in fucile. Serve. Ho messo... Sì, già ho la chiave, tranquilla. Gli ho messo praticamente il caricatore più lungo, la canna lunga. Ho messo il calcio da tiratore scelto, si chiama qualcosa del genere. Quindi così dovrebbe essere un bel po' più precisa come arma rispetto a prima. Sebbene io voglia silenziarla, ma ok. Munizioni 308, munizioni 10 mm, munizioni 38, granata frammentazione. Artigianale. Non male, non male. Poteva esserci roba meglio, ma non male. Che possiamo aprire questa cassaforte? Sì, livello base. Il che vuol dire che dentro non ci sarà niente di particolarmente eclatante, ma pazienza, insomma. Bene. La pistola 10 minuti, questo... Vabbè, niente di che, come immaginavo. E qui c'è anche una borsa. Se non altro, ho preso un bel po' di munizioni. Cagnolino, ti devo dare un po' di robetta. Allora, prendi questo, 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 questo. Sì, in effetti sto portando con me una mitragliatrice a canne rotanti, voglio dire. È normale che io sia pieno fino al collo. Tra l'altro ho trovato una 44 Magnum, una vera pistola, diciamo, non una di quelle artigianali, che stava vicino Sanctuary, in una zona proprio vicinissima a Sanctuary, dove c'era uno scheletro di un tizio, e vicino aveva la pistola e Radaway e uno steampack o qualcosa del genere. Mi spiace di non aver registrato quel pezzo, ma insomma ve lo racconto. Comunque, procediamo. Aspetta, qui c'è roba da lottare. Possiamo spegnere la luce? No, cioè si era spenta da sola, ok. Perfetto, procediamo verso il nostro obiettivo. Let's go. Che figata la grafica di questo gioco comunque. Devo mettere un livello. Ok, ho anche livellato, giusto. Mi ero dimenticato, colpa del fatto che, appunto, mi si era bloccato il programma. Comunque, furtivo. Yes. Ora possiamo andare in giro in maniera più furtiva. Perfetto. Devo metterlo. Probabilmente potrò fargli un altro livello dopo.
Comunque, che c'è qui di bello? Dammi tutto, grazie mille. È una tempesta radioattiva questa? O è solo nebbia? Spero sia solo nebbia. Cane selvatico. 58. Critico. Addio. No, non ho nemmeno ucciso, wow. Ora mi vieni incontro così posso colpirlo meglio, grazie mille. Sì, è una tempesta radioattiva purtroppo. Prendiamo un Radex. La la la. Perfetto. Dovremmo prendere un po' meno radiazioni così. C'è un altro laggiù di cane. Ups. Preso. Ancora vivo? Ora non più, ce n'è un altro. Carino. Capobranco, eh? Che sfiga. Prendiamo dalle scatole questo, che non mi ispira molta tranquillità averne due intorno così. Oh, mi sono suicidato! Yeah! Prima morte nel gioco, un suicidio. Vai così. Non sapevo che le Molotov lanciate da distanza così ravvicinata ti one-shottassero praticamente. Ora che lo so, è troppo tardi purtroppo, sono morto. Oh, mi sono suicidato, almeno non mi ha ucciso nessuno. Volete vedere la soddisfazione veramente che ho? Almeno non mi ha ucciso nessuno, già è tanto. Preso, ok. Servirebbe uno shotgun per il capobranco. Ma non ce l'ho equipaggiato, quindi sto cercando prima di dare priorità alle armi silenziate. Arrivano altri. Oppla! Cane selvatico. No, in testa, in testa. È la testa, sì, è la testa. Ok, adesso ne arriva un altro. Il capobranco che è arrabbiato del fatto che io stia massacrando il suo branco. O no? Non lo vedo. Cane selvatico normale. Sprecando tempo, ma... Ok, beccati questo. Danno critico. Beccalo di nuovo, please, please, please. Non lo vedo dove sta, non ho l'ottica, non ho niente, quindi... Muori, per favore. Grazie mille. Salviamo. C'è una mezza specie di frigorifero qui. È qualcosa per me? Ecco che arriva il capobranco. Wow, la difesa che ha. Oh mio Dio, non muore. Scaricato un caricatore addosso. Muori, please. Ma... Oh, oh mio Dio. La resistenza di questo coso. Che non mi ha nemmeno dato un'arma particolare. O niente di che proprio. Qua c'è... Ci sono soldi però. Tappi di bottiglia che, per chi non lo sapesse, nell'universo di Fallout sono la valuta. Quindi ci possiamo comprare le cose con i tappi. Per qualche motivo hanno scelto i tappi. Tappi di Nuka Cola, immagino. Comunque, c'è qualche cosa da lootare qui, magari, di interessante. No. Prima di prendere troppe radiazioni, io toglierei il disturbo. A parte che la tempesta c'è dappertutto qui, quindi non è che possa fare molto per evitarla, purtroppo. Solo prendere il Radex, sperando che diminuisca un po' l'effetto. Eccoci arrivati. Nice. Andiamo a parlare con questa tizia che ci punta la pistola. Ehi là, che cosa vuoi? Abbiamo già abbastanza guai da queste parti. Non avete chiesto l'aiuto dei Minutemen? Sei dei Minutemen?
Non credevo nemmeno che esistessero. Abbiamo inviato una richiesta d'aiuto tramite un mercante di passaggio, ma non credevo che sarebbe servita a qualcosa. La maggior parte della gente non ha molta fiducia nei Minutemen. Questi tempi dopo Quincy. Brutta storia, quella. Posso fare qualcosa per aiutarti? Sì, e sono davvero felice che tu sia qui. C'è una banda di predoni che ci sta creando problemi da settimane. Vengono e rubano cibo e provviste, minacciando di ucciderci se non li paghiamo. Sappiamo da dove vengono, ma non possiamo affrontarli da soli. Ok. Sarà un piacere prenderli a calci nel culo. Grazie. Se questa volta fate sul serio, le cose non potranno che migliorare. Sarà un piacere prenderli a calci nel culo, anche perché così livellerò. Per cui, not bad. E questi simpaticoni hanno una piantagione di Tato che razzieremo, che così avremo un bel po' di roba da seminare per i nostri sopravvissuti a Sanctuary. Perfetto. Procediamo. La salute ce l'ho tutta più o meno, quindi va bene. Più o meno, perché ho delle radiazioni, quindi. Fatemi un attimo controllare una cosa. A che livello posso mettere Fanatico di Army 2? Livello 13. Yeah, vabbè, dai, non ci manca tantissimo. Che livello siamo adesso? Nemmeno lo so. Siamo a livello. No, siamo a livello 6, vabbè, sì, mancano tipo 7 livelli. Manca abbastanza. Pensavo di essere tipo a livello 7-8, vabbè. È uguale. Un ponte di legno. Dove ci porta? Qualche volta devo sparare a qualche uccello di quelli che volano, così tanto per vedere se riesco a ucciderli. Sono curioso. Comunque, dammi qui. Ok. Procediamo. Per favore, non mi fate incontrare nemici troppo forti, perché il mio personaggio è ancora molto incompleto. Sto parlando con il gioco, con gli sviluppatori del gioco, in questo momento, telepaticamente. Perché insomma faccio poco danno e poca difesa al momento, purtroppo. Comunque, eccoci qui. Parole di succhia sangue, ok. Vediamo se possiamo fargli una cecchinata pesante. 58, vabbè, ancora posso avvicinarmi un altro pochino. 74, ok, ora si ragiona. 87, ancora meglio. Boom! Addio. One shot, bitch, col danno critico. Avviciniamoci un altro po' per lo scarafaggio. E tu? Addio, no, ancora vivo purtroppo. Complimenti. È rimasto tipo uno sputo di salute, ma era ancora vivo. Vuoi anche tu, carissimo scarafaggio? Grazie mille. Perfetto. Nel mentre mi si ricarica il critico, che non uso perché non mi serve. Ok. Che avete di bello per me? Tap, probosci del succhia sangue. Probosci del succhia sangue. Posso entrare in questo camion? È già aperto, quindi immagino non ci sia molto dentro. Infatti, totalmente vuoto. Già razziato. Ok, come non detto. Pelle di bramino. Ok. Dobbiamo andare da questa direzione. Verso Corvega. Oppla. Cos'è questo? Una specie di discarica. Carino. Discarica putrida. Wow. Bel posto. C'è gente però, fermi tutti. Mi hanno visto? Ah, quello è un colono, ok. Parliamo da qui, teniamoci un po' sulla distanza. Pure di colpire il colono, in effetti.
Hello? Sì? Diamoci dentro. Lì c'è un tubo. Chissà dove mi porta quella tubatura enorme lì. È un'entrata per qualcosa? Per ora. Mi dai una ricompensa? Sì. No. Forse ho visto qualcosa. Ma quanti ce ne sono di ratti talpa? Ancora tutto il pezzo. Mi dispiace. Avresti dovuto scappare. Ancora? What? No, ma non finiscono più? Sono infiniti? Cazzo, dove sei? Ops, vabbè, no, sbaglio. Cioè, cos'è? Tipo il fiume di ratti talpa infinito? Non ne ho idea. Prima o poi finiranno un giorno, no? Credo. Chissà. Sono finiti? Voglio una ricompensa per averti aiutato. Grazie per l'aiuto. Yeah. Grazie mille. 50 tappi, vabbè. Ci sei sprecato, ma fa niente. Allora, qui c'è qualcosa, no? Macchina fotografica, denaro prebellico. Tanto ora ti derubo, quindi no problem. Roba per curarmi anche, grazie mille. Ok. Perfetto. Comunque, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate se avete qualche suggerimento da darmi sul canale o sui video. E in descrizione video trovate il link per Twitter se volete seguirmi e rimanere sempre aggiornati su nuovi video che caricherò sul canale, perché li posterò subito lì. E trovate anche il link del mio Facebook se volete passare a fare un saluto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!